Con la convenzione, diamolo per scontato, firmata questa mattina dal rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Franco Moriconi, il sindaco del comune di Perugia, Andrea Romizzi, il sindaco di Corciano, Cristian Betti, il vice sindaco, Andrea Vitali di Torgiano, il presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni, e il presidente del Consorzio Perugia in Centro, Sergio Mercuri, si avrà una gestione unificata negli esercizi commerciali di sconti, agevolazioni e condizioni più vantaggiose per gli studenti universitari. Soddisfazione è stata espressa da tutti i presenti in conferenza stampa, in particolare dal sindaco Romizzi, per la continua integrazione tra politiche universitarie ed enti locali e da oggi anche tra territori limitrofi, soprattutto nella crescita e l'utilizzo di tecnologie informatiche che semplificano l'accesso degli studenti ai servizi presenti in città. Il novembre sono 3 anni del mio rettorato. C'era il deserto sotto questo aspetto dei servizi, perché va detto. Non penso di togliere niente a nessuno o di dire cose improprie. Oggi come oggi vederci intorno a questo tavolo con tutte le istituzioni e la collaborazione anche con gli enti locali, che è quella che io ho sempre cercato, con tutte le istituzioni, il poter collaborare, penso che sia la panacea per portare avanti un'università, mi è piaciuta la parola accoglienza, che accoglie. Il passo successivo, ancora in fase di completamento, come affermato dal professor Federico Rossi e dal professor Giuseppe Liotta, sarà una app che permetterà allo studente, grazie allo SPID, il numero identificativo digitale, di acquistare direttamente nei negozi e avere diritto alle agevolazioni, compresa la ricerca geolocalizzata dei prodotti e dei servizi agevolati.